come proteggere l'attrezzatura fotografica dai furti, soprattutto durante il periodo estivo di maggior utilizzo e trasporto. I consigli fondamentali nei prossimi 120 secondi di iPhone News. Fotocamere e obiettivi, come sapete, sono molto ricercati dai ladri. Ogni giorno migliaia di euro di attrezzatura viene rubata al proprietario e i ladri la rivendono immediatamente, rendendo vana qualunque tipo di ricerca. Quindi, come prima cosa, assicurazione. La prima cosa da fare è assicurare il materiale. Ovviamente non esiste un'assicurazione specifica per l'attrezzatura fotografica, basterà però stipulare un'assicurazione casa. Molte compagnie assicurative, infatti, nella copertura assicurativa per un appartamento, coprono anche i danni alla persona, compreso lo scippo. Controllate sempre che le clausole assicurative siano corrette, coprono lo scippo e indichino anche la franchigia. 2. Registrazione dei prodotti. In genere, quando si acquista un prodotto fotografico, il produttore offre la possibilità di registrarsi come proprietario. In questo modo potrà effettuarsi un controllo seriale dell'attrezzatura e risalire al legittimo proprietario in caso di furto e di ritrovo. Molto importante ricordare che oltre alla casa produttrice esistono anche servizi online che permettono la registrazione dell'equipaggiamento fotografico. Lenstag.com è quello più interessante, in quanto in caso di furto crea in automatico una pagina pubblica contenente tutte le informazioni circa il prodotto rubato, nonché sui vostri contatti. 3. Prevenire il furto. Come è possibile prevenire un furto? Beh, intanto non depositate mai l'attrezzatura fotografica nel bagagliaio da stiva di un aeroplano, ma portatela sempre in cabina. Non riempite il vostro zaino eccessivamente con accessori e lenti che non utilizzerete. Più piccolo è lo zaino, più sarà facile proteggere e portarlo sempre con voi. Acquistate un allarme di movimento o anche di prossimità, puoi inserirlo dentro lo zaino. Nel momento in cui qualcuno lo muoverà o ti allontanerai troppo, questo inizierà a suonare, facendo scattare l'allarme. Ultimo suggerimento: togli la tracolla che normalmente è in dotazione nelle fotocamere e acquista invece una tracolla universale che permette non solo di tenere ben salda la macchina fotografica, ma ti dà la possibilità di evitare un possibile scippo a conseguenza del fatto che invece la tracolla normale è tenuta normalmente con la macchina fotografica sulla spalla. A questo punto ti lascio una serie di link in questo post per poter vedere l'attrezzatura di cui ti ho parlato e buona luce!